stavolta è brava a uscire da uno scambio che stava ancora una volta per imprigionarla, perché la Kuznetsova è sempre molto brava a giocare di regolarità. Però ecco, questo punto emblematico, la Ivanovic per provare a far punto deve fare qualcosa in più, come mamma mia, impressionante, incredibile veramente. Ancora palla corta, stavolta però il passante di rovescio entra. Non incredibile, mamma mia, servizio pazzesco in fuori, e cosa è riuscita a uncinare in risposta Levanovic. Con questa palla di servizio la Kuznetsova ha messo dentro 3 ace nello stesso game durante il primo set. Qui invece la Ivanovic ha davvero fatto una prodezza. E terza palla break. Eh sì. È rimasta in campo. E 15-40. È importante comunque per la Kuznetsova tornare a avere percentuali più alte di prima, perché sulla seconda ovviamente l'Ivanovic prova a imprimere subito l'iniziativa. Questo è un gran bel dritto, anche perché poi domani teoricamente sulla carta ci potrebbe essere la sfida fra Ivanovic e Pavlyuchenkova, che visto quanto sta accadendo oggi non è un punto sicuro, no, per la Russia, ecco. Beh, ma potrebbe anche cambiare la giocatrice. Esatto, ci potrebbero essere cambiamenti. Tanto qui Ivanovic sta continuando a imperversare, riesce a prendersi quei centimetri di campo che sono per lei fondamentali nei colpi conclusivi. Ecco che insomma, tatticamente giusta come idea. Infatti. Ma no, ma non si capisce. No. Perché deve girare e colpire di dritto? Vai dritto e serve in volley addirittura. Dopo che per 2 volte aveva sbagliato il lancio di palla, ha trovato una prima perfetta. E poi tra l'altro questa volley mica era così facile. No, perché basta sotto la rete. In vera e propria transagonistica Anna Ivanovic, guardate. Buona. Stavolta il punto della Kuznetsova, 30 pari. Palla che non ha toccato la riga, era anche avanti alla riga ma ha rimbalzato non benissimo. Sì, molto brava, hanno spinto bene entrambe, però alla fine è stata la Kuznetsova a uscire dallo scambio con l'accelerazione lungolinea, che è un po' il suo colpo preferito. E palla break. Bravissima. Però come hanno giocato tutte e due. Che però sbaglia il rovescio. E dopo un'ora.